Bentrovati a tutti gli amici di Firenze e in modo particolare agli amici del Teatro dell'Affratellamento. Io sono veramente vi ringrazio per avermi contattato per questo piccolo contributo video perché in quel teatro si era creata e è mia intenzione ricreare fortemente una magia. Con le repliche di O Vergine tu pesci mi avete accolto con una simpatia e con un calore. Erano e saranno delle serate particolari, un appuntamento, qualcosa che va oltre lo spettacolo ed è un'emozione veramente difficile da rendere, sembrano parole un po' fritte. Chi era presente in quelle serate sa, e ribadisco, insisto, torneremo alla magia di quelle serate e del teatro in generale. Per questo 1º maggio il mio augurio, il mio pensiero molto piccolo, molto specifico va a chi lavora a teatro. Ma non tanto agli attori, non tanto a chi sta sopra un palcoscenico, quello, vabbè, è un momento difficilissimo. Ma il mio pensiero va soprattutto a tutti i tecnici, a tutto il personale che lavora dietro la macchina teatro, dietro la macchina anche cinema. C'è tantissima gente che manda avanti queste strutture, strutture anche piccole oppure grandi, ma in entrambi i casi che stanno patendo un danno incredibile. Il mio pensiero va a loro perché il personale tecnico è l'anima di un teatro. Per quanto mi riguarda, un teatro lo riconosci non appena entri nel foyer, non appena vedi il botteghino, i tecnici, è quello che fa l'anima di un teatro. Il Teatro dell'Affratellamento mi ha accolto con un personale tecnico, vabbè. Ringrazio Roberto, ringrazio tutti, ringrazio la direzione. È difficile, ma si deve ripartire. Questo 1º maggio è un 1º maggio di non lavoro, ma noi del mondo del teatro siamo abituati a farlo. Siamo degli artigiani, la parola artisti. Il mio insegnante di teatro tanti anni fa mi diceva che il mestiere del teatro è un mestiere artigianale. Allora, da artigiani ricominceremo, ripartiremo a cucire i nostri spettacoli e quanto prima attori e tecnici affratellati torneremo a poterci esporre ed esporre i nostri prodotti ad un pubblico che sarà secondo me felice e affamato di riassaporarli. Un grande abbraccio, grazie di cuore e veramente mi mancate tanto. Ciao.